Con la partecipazione di oltre 200 persone provenienti da tutto l'Agro e la regione Campania, si è svolta domenica sera a Nocera Inferiore la manifestazione dell'associazione Controcorrente per denunciare lo stato del fiume Sarno. Un fiume morto, a mio avviso, a nostro avviso, è proprio il simbolo della morte. E come abbiamo cercato di dire anche prima, il nostro obiettivo è far tornare la vita, dove ormai la morte si perpetra da 50 anni. Infatti, il bacino idrografico che insiste anche nel comune di Nocera Inferiore continua ad essere motivo di invivibilità per i cittadini. L'amministrazione è vicina al sentire della comunità che appunto percepisce come alta emergenza la problematica dell'inquinamento del fiume Sarno, sulla quale l'amministrazione Torquato sta lavorando da tantissimi anni, per quanto di competenza a livello territoriale, cercando e poi ottenendo anche la realizzazione del completamento delle infrastrutture necessarie al collettamento fognario, nonché della verifica e adeguamento degli scarichi di quanti sono soggetti ad autorizzazioni. Ovviamente anche verificando laddove ci sia un'autorizzazione che vengano effettuati scarichi conformi alla norma. L'attività da fare è abnorme per quelle che sono le risorse di un'amministrazione comunale, però l'impegno e la volontà c'è tutta. E quindi stasera siamo qui sia per impegnarci, cioè proprio per rappresentare il nostro impegno, quanto la vicinanza alla comunità. Che denunciano come le istituzioni, dai comuni fino alla regione, non siano stati capaci negli ultimi 20 anni di costruire un'alternativa ecologica. In particolar modo, i giovani denunciano come siano la generazione che non abbia mai visto un fiume pulito, vivibile e che sia capacità e risorsa economica per il territorio. La nostra generazione, comunque, chi adesso è qui, non siamo degli eroi, anzi io stesso penso di essermi avvicinato troppo tardi a questo problema. Però quello che chiedo ai ragazzi è di innamorarsi di questa lotta, anche in maniera egoistica, perché fa crescere, perché stai in mezzo alle persone, parli con le persone e capisci quali sono i veri problemi della vita. E poi un'altra disamina sul fatto che andare via da Nocera, cosa significa? Nessuno ha la colpa quando va via, però c'è bisogno di rimanere, una cosiddetta permanenza. Noi siamo la permanenza di Nocera e spero che questa permanenza si allarghi sempre di più. E io sono convinto che il trend delle generazioni future, di quelle adesso imminenti che si stanno affacciando ai veri problemi sociali, ci possano dare una lezione a tutti quanti.